è arrivato il principe azzurro. Ma che fa? Principe azzurro. Sta zitto. Ma come vestito? Ma sei cretino. Ma che cretino? Quale principe azzurro? Ma come no? Tu sei il principe azzurro. Un'altra volta. Il principe azzurro. Allora sei scemo, sei scemo. Mi vuoi fare arrestare? Dì che mi vuoi fare arrestare e fammi arrestare. Ma perché stai? Siamo da soli? Beh sì, più o meno. Ne siamo soli in studio. Chiamami però col mio nome di battesimo, per principe. Favore. Principe. No, che principe? Quello è il titolo. No. Chiamami celista. Chiamami celista. A parte sempre Sergio Rubini, però no, sempre, no, no. Perché Abru, tu mi vuoi mandare ma perché azzurro? Ma cioè, io ma perché ancora chiamami celeste. Celeste perché? Celeste a me mi cerca la polizia di tutta Europa. Cerca la polizia di tutta Europa. Europa perché dice che ho commesso il coso là, come si chiama, il reato di bigamia. Perché bigamia? E dice che mi sono sposato con troppe fanciulle. Mi sono sposato. Sei il principe azzurro. Quello ho detto io. Ma se io sono principe azzurro, nel contratto c'è scritto dopo il salvataggio lo sposatizio. Ma che cosa ne volete da me? Se mo ho fatto 3, 4, 5 matrimoni. Niente. Sei ricercato da tutte le polizie. Sono ricercato, ma vogliono. Dice che non il bigamia. Qua come si la chiama? Bigamia, semmai. La bigamia non si può fare. Anzi, la poligamia nel caso suo, perché bigamia sono solo due, lei ce n'ha molte nel più. Ma non si capiscono. Lei non è poligamo. Ma guarda, che non è. Io voglio dire a sti signori, ma che vi credete che a me una passeggiata? Ma che cosa? Perché questi qua mica lo sanno. Che cosa? Ad esempio, Cenerentola, mica sa di Biancaneve o Biancaneve, ma mica sa di La Bella Addormentata. Ah, le donne delle favole non sanno una dell'altra che lei sta con tutte. No, signore, quelle si credono. Che io dico a Cenerentola, ha visto Biancaneve si è fidanzato col principe marrone, ben brugliato, sempre io. E come fai? Gli dice, come la chiama nell'intimità Cenerentola? Ti devi ricordare tutte le bugie che racconta uno, i fatti, che è andato a vedere un film. Vatti a ricordare il film che vede uno, il film che vede con l'altro, il film che vede con l'altro. È ancora dura, una volta. È l'altra dura. Volta ho detto quanto era bello quel film quando lì sulla nave si sono messe. Quando Titanic. L'hai visto questo film? Ha detto Biancaneve, quello è tranquillo, tutti i 7 anni sono arrivati. Che chi? È successo? Chi? Sì, caspita di 7 nani. Come so i 7 nani, principe? Mamma mia, aspetta, lascio un po' questo coso, mi dà fastidio. Come quello so il mantello lo uso solo quando vado a cavallo. No, dico, perché... come sono i 7 nani? 7 so. No, dico, che tipi sono? Che tipi, sempre in mezzo ai piedi sti nani. Io poi, se mi sono sposato tante volte, c'è una ragione. C'è, io soffro di una malattia che si chiama lo stress di no. sessuale. No, no. La dipendenza. La dipendenza sessuale. Se non mica mi sposavo 4, 5, 6 volte, scusami tanto. Ah, quindi lei è proprio dipende dal sesso. Dipendo, io appena vedo una donna, la bacio e me la sposo. Come va? Cioè, come, però ma non faccio niente uguale. Però io mi sono molto interessato, principe azzurro. Sì, ancora. No, vabbè. Celeste. Com'è la bella addormentata? No, guarda, la bella addormentata, non si fa niente con la bella addormentata, sempre a dormire. La bacio, si sveglia, appena stai per fare qualche cosa, si addormenta. Santa miseria. Niente, non si può fare niente, si dorme e basta. E Cenerentola? Cenerentola, peggio Cenerentola. Mentre stiamo lì mi sono ricordato che devo scopare per terra e mi sono ricordato che devo andare a lavare i piatti e mi sono ricordato, non si fa niente. Poi mi ha fatto spendere un sacco di soldi sta Cenerentola. Ogni si perde sempre le scarpe. Cioè abbiamo una stanza di scarpe tutte destre e sinistre, se le perde tutte. Siamo andati al negozio lì pre-Natal perché c'è il piede piccolo. Da lontano se la vedi Cenerentola, sì. Sembra un cavallo, cioè i piedi non sei. È piccoli, cioè un piede. Che ti devo dire? Perché, qua la pre-Natale costano care le scarpe. Sì, costano, si perde, appena esce. Di cristallo. Di cristallo, ho capito. Però scarpette di cristallo. A proposito, ma i topini? I topini vivono con voi? Mamma mia, ogni sorta di zoccola così, quale topino? Quale topino? Sono cresciuto dopo tanto tempo, ogni topo così, se vogliono cenere. Comunque, i 7 nani sempre in mezzo che non si fa comunque, niente, non si fa niente. C'è qualcuna però sono che nervoso. Un po' sì, lo capisco, Celeste. Devo dire che però fra le tante famose Cenerentola, Biancaneve, ce n'è una che se ne parla poco, però sì. Tu che le conosci tutte nell'intimità. Ma che sta parlando? Della principessa sul pisello. Lascia perdere, per favore, lascia perdere. Quella me la fece sposare mia madre. Ma chi? Mia madre si era fissata appena mia madre La regina azzurra?
non so di che colore mia madre. Sì. Appena mi ho fatto 18 anni, mi dovevo sposare. Sì. A vedere i ragazzi di qua di là. Prese sta ragazza qui. Sì. La prima volta che venne a casa, sì, ha fatto benissimo, benissimo. Avece dormire su 20 materassi. 20 materassi, sì. Quello, era capitato un fagiolo sotto. Fagiolo? Un fagiolo. Come fagiolo? Scusa, ci pensa sul pisano? No, era un fagiolo, so io, perché la sera prima avevamo mangiato pasta e fagioli, era un fagiolo. È il fagiolo, oh, che questa andai qua la mattina si alza. Oh, ho dormito male, lì morta. No, 20, 20 cose di memory. No, memory è una cosa. Vabbè, di lattice, di materassi buoni, va. Sì, ma un fagiolo che era capitato sotto. Non, oh, si arrabbi, non, sì, non posso dormire. Allora, scusi, per chiudere, ma perché allora si chiama principessa sul pisello? Sarà un fagiolo. Perché sta sul pisello a tutti? Perché è troppo. Non riesco a dormire, non riesco a camminare. E il fagiolo mi fa male. Ma va, fangu. No, non dire parolacce. Principe azzurro, belli. Oh, fatevi principe azzurro. Come si fa a conquistare una donna? A baci, buona cosa. No, no. Ciao, grazie, principe. Prego. Che succede? No, perché ho visto una volante. No, ciao. Ah no, il riflesso della cosa. Mamma mia, che paura, il riflesso ciao, della. Ciao, principe. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao al principe azzurro. Mio.